Al termine del primo giro c'è in testa l'italiano. Con Madonna! Ancora davanti Matteo Bernini, seguito dal 4-5-8 da Jordan Gentin nel corso di questa finale legata appunto all'Academy. Guarda la ruota in che stato è, quello là cosa ha fatto? C'è la ruota. Vediamo il passaggio. Passa Emiliano Larto davanti a Matteo Bernini. Siamo nel corso del secondo giro. Vediamo ora il passaggio Emiliano Larte, gente Luca Scandella, Matteo Bernini ha perso anche la terza posizione, ora è quarto, però va ancora di nuovo all'attacco di Scandella. Vediamo lì procedere. Wilson, Neumayer, Gonzales, Martinelli al termine del secondo giro, questa era la classifica. Ora fanno la chiusura del terzo giro, vediamo arrivare dal curvone e mettersi sul rettilineo finale, qui da sempre con il 4-5-8 e Jordan Gentil. Arriva più staccato in quarta posizione Matteo Bernini. Mancheranno poi due alla fine, i primi due hanno margine sul terzo, dicevamo Trio Becca in testa, gente dall'Art che passano, arriva ora anche il Cartel e leggermente più staccato invece. Circuito, bisogna amministrare per i primi tre, ormai sembrano giochi fatti, passa ancora Gentin con un tempo di 46 e 346 miglior giro per lui, proprio questo fatto nel corso del suo sesto passaggio.
ultimo, perché ora è proprio l'ultimo giro per i primi quattro, passano adesso gli altri con Gonzales, Sincoma, De Wilson e Leo Maier e poi Marcus Martinelli. Ma attenzione, Academy Trophy con il numero 458 Jordan Jensen, seconda posizione Emilien Allard 443, terza posizione Tripletta Belga 444 Lucas Cardel. L'applauso per